ragazzi, nuova puntata fresca. Siamo già alla quinta, ormai qua si va spediti e continuano ad arrivare video, quindi non so quanto andremo avanti, insomma, qua almeno la doppia cifra si arriva sicuramente, perché anche oggi ho visto in redazione, prima di iniziare la diretta, c'erano 3-4 video molto interessanti. Belli, oggi proprio belli. Innanzitutto grazie perché... Eh beh, assolutamente, la partecipazione, tanto boom, sta facendo questa iniziativa, con tanta gente, mi fermo anche per strada, uno oggi al semaforo mi ha detto, aspetta che ti faccio un video, detto, devo andare, però voleva farmi vedere come con un'arancia riusciva a farlo andare nel cestino di fronte che c'era la pattumiera. Quindi magari se ci manda il video potrebbe anche essere selezionato dalla redazione. Quindi sbucciamo un'arancia in favore di questo ragazzo? Non era così detto? È proprio una battuta, vabbè. Diciamo che fai il conduttore che è meglio, comico un altro mestiere. Va bene. Allora andiamo, dai. Vai. Nicolò Giovannini, 24 anni, Firenze. Pellettiere, signori, però gioca anche in Serie B a futsal, quindi insomma è un giocatore professionista, ci sorprenderà. Chissà. Vediamo. Quinta puntata che si apre con Nicolò Giovannini, 24 anni da Firenze, un pellettiere, ma guardate, sembra che abbia la colla, l'attack alle mani, che numeri fa? Così. Allora andiamo avanti. Vai, vai. Squadra vai. Di calcio a 5 di Cagliari. E beh, qui io mi aspetto grandi cose perché se arriva una squadra intera deve essere un'azione minimo tiki-taka di Guardiola dei tempi d'oro. Sì, anche perché abbiamo uno, due, tre giocatori, diamo almeno i nomi. Fernando Dos Santos. Sì, brasileiro credo. Penso, dal nome. Esatto. Marco Tidu. Più sardo, mi sembra. Riccardo Siddi. Siddi, penso proprio sardo. Sì. Va bene, cosa vogliamo dire qualcosa dei ragazzi? Sono studenti, in realtà Fernando è un giocatore professionista di futsal, viva Las Palmas però, quindi forse spagnolo, non brasiliano nonostante tipo il nome. Camoranese è argentino-italiano, qui sembra un brasiliano naturalizzato spagnolo, però tipo Thiago Alcantara o Diego Costa. Marco invece studia ed è laureato in lettere, studia storia e società all'Università di Cagliari, quindi complimentissimi. Riccardo invece studia scienze delle comunicazioni all'Università di Cagliari, quindi insomma abbiamo anche dei cervelli fini oltre che dei piedi educati. Bella la Sardegna. Andiamo. Vai. Stavolta giocano con noi non uno ma ben tre giocatori, una squadra SD Leonardo Calcio a 5 di Cagliari. Vediamo questa azione perché è veramente meravigliosa. Serve un replay. Sponda di tacco di Fernando Dos Santos, assist di Marco Tidu e poi il cecchino, il gol di Riccardo Siddi. Chi c'è adesso? Chi c'è? Chi è il terzo protagonista di oggi? Si torna al freestyle. Ah beh, allora, altro specialista. Si definisce un artista di freestyler, non farlo incazzare, non farlo incazzare, perché fa box. Si chiama Mauro Trevisan, ha 31 anni. Un saluto al carissimo Mauro, salutiamo. Quando mi vedi in giro... Esatto, lui gonfialo, sottoscritto magari evitiamo, grazie. Evito, anzi io mi allontano quasi qua, vista la situazione. Vediamo la sua giocata, dai che è meglio. Ora è il turno da Camisano Vicentino di Mauro Trevisan, 31 anni, vedete, classico freestyler, appassionato anche di box e appunto di freestyle, belle giocate e signori, tanta roba. È l'ultimo. Intanto amico Mauro non ci gonfia perché insomma ha fatto una bella prestazione, sì, sì. Quindi promosso a pieni seriamente volte. Non avevamo già ingaggiato dei bodyguards eventualmente per criticare ma in realtà non c'è bisogno. Ultimo ma non ultimo l'ultimo di oggi, last but not least, esatto. Gli inglesi, chi è? Francesco Lucentini, 17 anni, quindi un altro talento teenager. Roma, Romano de Roma, capitale, studente, giocatore dell'Olympus Roma. Di questa quinta puntata, Francesco Lucentini, calcio di punizione, 17 anni, lui fa il portiere, vedete i guanti, va col destro, palla all'incrocio alla José Luis Chilavert. Anche oggi ti dico la verità, qua io mi aspettavo, ti ho chiesto tutta la settimana, ma qualche sorpresa, qualche pippone, così per stordire gli amici che ci seguono da casa, confonde, invece vai a pescare sempre belle giocate, non so chi sarà il migliore, lo scopriremo poi i prossimi giorni con i voti, con gli apprezzamenti, i like, i social, i commenti di tutti gli amici che ci seguono. Seguiteci e soprattutto mettete il like al canale, iscrivetevi, solo grazie a quello potete avere tutte le news. Ciao a tutti, alla prossima!